Fratelli bianconeri e non, buongiorno. Allora, oggi dobbiamo polemizzare un po'. Allora, ieri, entrando nel web come faccio quotidianamente, mi sono imbattuto in una notizia che mi ha fatto sufficientemente ridere. Perché? Perché pensavo che ormai non si dovesse più parlare di questa cosa. E lo dice uno juventino, eh? Pensavo che ormai ci si dovesse passare sopra a cose del genere. Invece ho dovuto constatare con mia somma meraviglia il fatto che per gli interisti questa cosa non è mai passata, ma continua a non passare. C'è un articolo su un quotidiano di cui non faccio il nome, dove un certo giocatore della bene amata Inter si è lasciato andare a parlare di nuovo del 5 maggio. Questo giocatore si chiama Ivan Ramiro Cordoba, che se ne è uscito bello pimpante parlando ancora una volta del 5 maggio. Sono passati 13 anni, non un giorno. Il quale ha detto: ma quella volta la Juventus mise in tribuna l'Udinese mise in tribuna 4 giocatori titolari proprio contro la Juventus. Insomma, praticamente si continua a viaggiare nei mesi, negli anni, e si continua a viaggiare con l'incredibile cultura del sospetto. Io pensavo che prima o poi questa storia finisse, ma evidentemente per gli amici interisti questa è una ferita che non si rimarginerà mai. Ma io mi chiedo, anche te, Corno, ma non hai un di meglio da fare che uscirtene con ste cose? Dai, su. Ma non vi rendete conto che quando fate questo noi juventini ci godiamo, ci divertiamo? Cioè, ma non vi è mai passato dalla mente, anziché dire, scrivere o far scrivere le solite cose, potreste invece uscirvene e dire: ma con questa cosa basta, dopo tanti anni, ammettiamo anche le nostre lacune, abbiamo preso 4 gol dalla Lazio, abbiamo fatto ridere i polli, Ronaldo era in panchina a piangere, Hector Cooper ha messo la testa sotto la sabbia dalla vergogna, perché non dite queste cose? Adesso Cordoba ti ci metti anche tu, cosa vuoi prendere adesso? Tutti gli anni tirerai fuori sta storia? Tutti gli anni anche te? Siete riusciti, non siete ancora riusciti a mandare in pensione uno come Gigi Simoni, che tutte le volte che c'è Juventus-Inter, per trovare un po' di luci dalla ribalta, è costretto a tirar fuori Giuliano Ronaldo ancora, e adesso già avete pensato di sostituire il pensionato con Cordoba? Adesso tutti gli anni questo tirerà fuori la tiritera del 5 maggio? Ma basta, dai, interisti, basta, pensate ad altro, perché tanto la Juventus in Italia vincerà sempre e stabilirà sempre dei record, perché è nella sua natura. L'altro giorno ne ho letto un altro che non so chi sia, credo che sia un giornalista, o non so se era un giornalista o chi sia, che ha detto: ma negli ultimi 6 anni, se ci fosse stato il VAR, la Juventus non avrebbe vinto 6 scudetti di seguito. Ma basta con sta cultura del sospetto, ma basta! Prima non c'era Moggi, la Juventus vinceva, poi c'è stato Moggi, la Juventus vinceva, adesso non c'è Moggi, la Juventus vince! E ancora dobbiamo andare avanti con ste palle, ma basta, non se ne può più! Adesso è uscito Cordoba, un altro fenomeno! È uscito un altro fenomeno che adesso si è inventato la sua. Ah, perché in quegli anni, in quella partita soprattutto, l'Udinese ha messo in tribuna 4 giocatori titolari. Ma almeno, Cordoba, ti sei andato a documentare chi erano i giocatori che ha messo in titolari?
Sei andato a chi ha messo in tribuna? Sei andato a constatarla sta cosa prima di parlare a Vanvera? Ma dai, ma smettetela, su tutti i giocatori che facevano fatica a giocare in Serie A per la retrocessione. Poi sia ben chiaro, nel calcio ci sta tutto, sia ben chiaro questo. Però, dai, ma basta con la cultura del sospetto, interisti, è ora che dovete pensare ad altro. Basta Giuliano Ronaldo, basta il 5 maggio, perché facendo così vi fate ridere ancora più dietro. Perché per noi juventini sentirvi parlare così è un divertimento, è un sollazzo. Lo juventino non vede l'ora di sentirvi parlare così. Perché Cristiano Ronaldo, perché Giuliano, e perché il 5 maggio? Ma basta, ma crescete un po', ma basta. Ma pensiamo a oggi, avete una buona squadra, siete secondi in classifica, ma godetevi questo momento. Allora, in una trasmissione tempo fa, se non ricordo male, dovrebbe essere Tiki Taka la trasmissione, intervenne Ramiro Cordova e contro di lui chi c'era? Ovviamente il grande Giampiero Mughini, il quale imputò a Cordova ma di avere lo scudetto, solita storia che questo ormai ha stancato, e Cordova in quell'occasione parlò bene, lì mi piacque, perché disse: guarda Mughini, state vincendo scudetti a Iosa, godetevi questi momenti, va bene così. Qui parlò bene, perché? Perché cercò di abbassare i toni e di non continuare con la polemica. Qui parlò molto bene. Poi, dopo un anno o due, te ne esci fuori con una cosa del genere. Ma non c'è niente di meglio da fare, Cordova, ma dai, ma vai a fare quello che stai facendo, che io non lo so quello che stai facendo, ma continua a far quello. Non cercate un pochino di luce della ribalta parlando adesso del 5 maggio. Cosa c'è del 5 maggio adesso? Ma dai, ma basta. E poi vi meravigliate voi interisti perché gli juventini vi ridono dietro. Ma dai. Oh, non c'è mai stato un interista? È incredibile sta cosa. A parte i due o tre che conosco io, che sono ragazzi veramente bravi e obiettivi. Oh, non c'è, a parte questi, non c'è un interista che dica: oh, sì, vabbè, la Juventus lasciamo stare, però noi in quella partita con la Lazio abbiamo fatto piangere. Oh, non c'è un interista che lo dica. Uno, non c'è un interista che lo dica. Dai, ma basta un po'. Poi va bene, io capisco, l'amarezza, mi sta bene tutto, lo capisco perfettamente. Ma dopo un po' basta. Dai. Adesso volete sostituire Simoni con Cordova? Non è che Cordova adesso tutti gli anni quando c'è Juventus-Inter parlerà di Giuliano Ronaldo e parlerà del 5 maggio ancora, no? Perché non se ne può più. Mandate in pensione Simoni e smettete di parlare di cose vecchie. Amici interisti, io vi voglio bene, ma quando è ora di smettere, smettere. Dopo vi meravigliate perché gli juventini vi vengono dietro. Dai, su, ragazzi. Ormai è andata così, il calcio è stato quello che è stato, appartiene ad una vostra sconfitta bruciante, accettatela per quello che è. Dover continuare sempre su qualunque discorso, sempre con la cultura del sospetto, ma basta. Ma ragazzi, così vi mangiate il fegato. E oltretutto gli juventini si divertono la faccia, perché quando voi piangete in questo modo, per lo juventino è un sollazzo. Dai, smettetele e basta. Dovrebbe essere l'Inter come società, quando uno se ne esce fuori, andare dal giocatore e dire: guarda Cordova, hai sbagliato ad uscire, non lo fare più, fammi una cortesia, cerchiamo di diventare finalmente grandi e basta parlare di cose vecchie. Oltretutto, la Juventus è stata anche punita. Che cosa vuoi di più? E ancora continui a parlare? Basta, interisti, dedicatevi ad altro. Parole di Demon, vivete meglio, noi c'è caso che ci facciamo qualche risatina in meno e magari pensate alla stagione di adesso, siete secondi in classifica, state godendo, vi divertite, siete fortunati, non cercate ulteriori polemiche, dai. Il 5 maggio è una cosa che a noi fa piacere, ma che a voi ha segnato un brutto momento e siete voi a rinfrescarle queste cose. Io non ho mai letto degli juventini che fanno articoli postando del 5 maggio, mai letti. Siete sempre voi che ne parlate per farvi ridere dietro. E allora smettetela,
fate più bella figura, datemi retta, parola di demone, ripeto, amici interisti, io vi voglio bene, ma quando è ora di finirla, è ora di finirla. Un po' va bene, ma dopo un po' la tiritera stanca, non credete?